ha preso il via questa mattina l'ottava edizione di SeaFuture, il grande salone dedicato all'innovazione tecnologica in campo militare e civile. I numeri parlano da soli, 34.000 metri quadri di esposizione, oltre 310 aziende, 78 internazionali, abbiamo oltre 50 convegni a livello internazionale. Devo dire che tutto il mondo delle tecnologie del mare si è riunito qui oggi alla Spezia sul nostro territorio. Sfruttiamolo. Un polo che sia militare ma che sia anche industriale, che dà ricchezza e lavoro. Credo che fosse una notizia attesa da questa città, che molto ha dato alla Marina e molto ha ricevuto per costruire insieme un futuro. Ad aprire la manifestazione uno spettacolare lancio paracadutistico degli incursori del Varignano. Numerosissime le marine militari provenienti da tutto il mondo. Una giornata che è anche un importante momento di confronto e di dialogo fra alleati. Ci sono tante delegazioni straniere, abbiamo 27 capi di Stato Maggiore di marine amiche che sono venuti qui alla Spezia, e questo è un successo non soltanto per la città, non soltanto per la Marina Militare, ma direi per l'intero Paese. Secondo me è un esempio che dovremmo avere in mente. Ospite d'onore della manifestazione è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha annunciato un piano di rilancio dell'arsenale spezzino che prevede un impegno sempre più importante da parte dei privati. Per anni questo è stato un fiore all'occhiello non solo italiano nel campo della Marina, dovrà tornare a diventarlo. Abbiamo messo insieme una squadra nella quale c'è la Difesa, nella quale c'è Fincantieri, nella quale c'è Rina, per fare questo arsenale un modello italiano da poter poi esportare in tutto il mondo, di efficienza, di tecnologia, di qualità. Certo, il lavoro da fare è tanto, perché sono i decenni che si sono accumulati, no, di non utilizzo, di cattiva manutenzione oppure di mancanza di risorse, e dovranno essere fatti nei prossimi anni, dovrà essere fatta una rivoluzione che consenta a questo arsenale di diventare non un punto di riferimento per la Spezia, per la Liguria, ma per l'Italia e per l'Europa. Il ministro Crosetto, ospite d'onore a SeaFuture questa mattina, ha annunciato un piano di rilancio per l'arsenale aprendo agli investimenti dei privati. Una buona notizia. Sì, assolutamente, era quello che avevamo chiesto al ministro quando si è insediato, la nostra visita a Roma, e oggi di fatto ha ufficializzato lo studio Fincantieri Rina per il rilancio, lo sviluppo della base navale, chiaramente coinvolgendo i privati e quindi con la prospettiva di creare un modello europeo di gestione, ma anche una prospettiva di nuovi investimenti, occupazione per tutta la città e per le nostre imprese, per i nostri giovani in particolare. Quindi una buona notizia. Grazie alla collaborazione istituzionale e a un lavoro quotidiano che, facendo squadra col territorio, il Ministero e il Parlamento, ci permetterà di guardare il futuro con positività.